è una conferenza stampa che come Italia Viva abbiamo convocato per fare il punto sulla situazione politica del paese e per annunciare le dimissioni di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto come da lettera che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio. Credo che siano momenti molto difficili. Chi sa la fatica che si fa a dimettersi in politica, sa che ci vuole grande coraggio e grande libertà per farlo, libertà interiore. Noi viviamo una grande crisi in questo momento nel paese, che non è la crisi politica, è innanzitutto la crisi pandemica. Stiamo discutendo da settimane, da mesi, dei pericoli legati alla pandemia, delle esigenze legate al vaccino, anche oggi più di 500 morti, più di 15.000 persone contagiate. Davanti a questa crisi, il senso di responsabilità consiste innanzitutto nel cercare di risolvere i problemi, non nel nasconderli. La crisi politica non è aperta da Italia Viva. La crisi politica è aperta da mesi. Noi abbiamo detto risolviamo i problemi che sono aperti. Questa è la politica. Pensare di risolverli con un tweet, con un post, con una storia su Instagram è populismo. E la politica richiede il rispetto delle regole, delle forme democratiche, delle liturgie della democrazia. Si dice, ma c'è la pandemia. Proprio perché c'è la pandemia, occorre rispettare le regole democratiche. Perché se durante la pandemia non rispetti le regole democratiche, durante la crisi non rispetti le regole democratiche, allora la democrazia non serve più a niente. Questo è il punto fondamentale. Noi non giochiamo con le istituzioni. La democrazia non è un reality show dove si fanno le veline, ma se ci sono dei problemi si affrontano ai tavoli della politica, in Parlamento, nelle sedi delle istituzioni. Questo prevede la nostra Costituzione, che non è una storia su Instagram. Alla luce di questo, nell'affermare la fiducia incrollabile nel Presidente della Repubblica, nella sua persona e nel ruolo istituzionale che ricopre l'arbitro garante delle regole, noi pensiamo che si debba affrontare, che si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno scritto al Presidente del Consiglio. Noi non saremo mai dalla parte di quelli che vogliono più ideologie e meno realtà, tant'è vero che da subito annunciamo che voteremo a favore dello scostamento di bilancio, da subito diciamo che siamo pronti a votare per le misure sul Covid, da subito diciamo che in aula saremo dalla parte del governo, quale esso sarà per il decreto ristori, ma non siamo pronti ad essere come gli altri. Quelli che per rimanere aggrappati a un proprio incarico di responsabilità fingono che va tutto bene.